Io Robot di Isaac Asimov. Capitolo 7. Dissociazione. Di ritorno dall'iperbase, Susan Calvin trovò Alfred Lanning in persona ad attenderla. L'anziano dirigente non parlava mai della propria età, ma tutti sapevano che aveva superato i 75. Eppure la sua mente era ancora acutissima e nonostante alla lunga avesse accettato di farsi nominare direttore scientifico emerito, lasciando a Bogart il posto di direttore operativo, ciò non gli impediva di presentarsi in ufficio ogni giorno. «Quanto ci vorrà ancora per il propulsore iperatomico?» domandò. «Non lo so. Non gliel'ho chiesto», rispose lei irritata. «Vorrei che si sbrigassero, perché altrimenti rischia di arrivarci prima la Consolidated. Prima di loro e prima di noi». «La Consolidated? E loro che c'entrano?» «Beh, non siamo gli unici a produrre calcolatori. Sì, i nostri sono positronici, ma ciò non significa che siano migliori. Robertson ha calendarizzato una grossa riunione al riguardo domani. Aspettava il suo ritorno». Robertson, figlio del fondatore della US Robots and Mechanical Man Corp, puntò il naso adunco sul direttore generale e disse con un guizzo del pomo d'Adamo: «Cominci lei. Vediamo di capirci qualcosa». Il direttore generale eseguì prontamente. «Ecco come stanno le cose, capo. Un mese fa la Consolidated Robots ci ha trasmesso una proposta strana. Ci hanno presentato più o meno 5 tonnellate di calcoli, equazioni, di tutto e di più. Era un problema e volevamo una risposta dalla mente. I termini dell'accordo erano i seguenti». Li contò uno per uno con le dita tozze. «Se non c'è soluzione e riusciamo a indicare i fattori mancanti, ci offrono $100,000. 200,000 se la soluzione c'è, più i costi di costruzione della macchina in questione, più il 25% dei profitti che ne deriveranno. Il problema ha a che fare con lo sviluppo di un motore interstellare». Robertson si irrigidì, aggrottando la fronte. «Nonostante abbiano una macchina pensante anche loro, giusto?» «È proprio per questo la proposta mi puzza, capo. Lever, continua tu da qui». Abe Lever alzò lo sguardo dall'estremità opposta della sala conferenze e si grattò il pizzetto con un debole fruscio. Sorrise. «Se vogliamo essere precisi, signor Robertson, la Consolidated aveva una macchina pensante. È fuori uso». «Cosa?» Robertson per poco non balzò in piedi. «Proprio così, fuori uso, caput! Nessuno sa perché, ma ho sentito alcune ipotesi piuttosto interessanti. Per esempio, che le abbiamo chiesto un motore interstellare a partire dagli stessi dati che ci hanno trasmesso e che siano stati tutti questi a spaccare la macchina in due. Ora è da buttare. Da buttare». «Sentito, capo?» Il direttore generale non tratteneva l'entusiasmo. «Sentito? Non esiste alcun centro di ricerca industriale di qualunque scala che non stia cercando di sviluppare un motore a distorsione spaziale e finora i meglio posizionati siamo stati noi e la Consolidated, grazie ai nostri super cervelli robotici. Ma ora che loro l'hanno mandato in vacca, abbiamo campo libero. È questa la causa, la motivazione. Gli ci vorranno almeno 6 anni per costruirne uno nuovo e sono fregati a meno che non riescano a rompere anche il nostro con lo stesso problema». Il presidente della US Robots strabuzzò gli occhi. «Ma quegli sporchi!» «Aspetti, capo, non è tutto». Fendette lo spazio con un dito puntato. «Lanning, a te». Il dottor Alfred Lanning aveva seguito la discussione con una punta di disprezzo, la reazione che riservava senza eccezioni all'operato della divisione vendite e marketing, che pagava infinitamente meglio della sua. Le sue sopracciglia straordinariamente grigie gli sprofondarono sugli occhi e disse con voce secca: «Dal punto di vista scientifico, la situazione, benché non del tutto chiara, è passibile di analisi intelligente. Alla luce degli ultimi sviluppi delle teorie fisiche, la faccenda del viaggio interstellare è vaga. È una questione aperta e le informazioni trasmesse alla macchina pensante della Consolidated ammettono che siano le stesse ricevute da noi. Sono altrettanto aperte.
La nostra divisione matematica le ha analizzate approfonditamente e sembra che la Consolidated non abbia tralasciato nulla. I materiali che ci hanno mandato includono tutti gli sviluppi noti della teoria della distorsione spaziale di Franciacci e, parrebbe, tutti i dati rilevanti dal punto di vista astrofisico ed elettronico. È un sacco di roba. Robertson lo aveva seguito con ansia e qui lo interruppe. La mente non riuscirebbe a reggere? Lanning scosse il capo, risoluto. Non è questo. A quanto ne sappiamo, la mente ha una capacità illimitata. La questione è un'altra. Dipende dalle leggi della robotica. La mente, per esempio, non potrebbe mai fornire la soluzione a un problema che le viene sottoposto se tale soluzione dovesse comportare la morte o il ferimento di un essere umano. Dalla sua prospettiva, un problema che avesse solo tale soluzione risulterebbe insolubile. Se a ciò si dovesse aggiungere la richiesta di una risposta con la massima urgenza, non è escluso che la mente, che dopo tutto è solo un robot, si troverebbe alle prese con un dilemma, incapace tanto di rispondere quanto di rifiutarsi di rispondere. Alla macchina della Consolidated deve essere successo qualcosa del genere. Ebbe un'esitazione, ma il direttore generale lo incalzò. Vada avanti, Lanning. Lo spieghi come l'ha spiegato a me. Lanning serrò le labbra e inarcò le sopracciglia in direzione della dottoressa Susan Calvin, che per la prima volta sollevò lo sguardo dalle mani che teneva elegantemente raccolte in grembo. Calvin parlò, con voce bassa e incolore. Le reazioni dei robot alle prese con un dilemma sono profondamente interessanti. La robopsicologia è tutto fuorché perfetta. Da specialista ve lo posso garantire. Ma siamo in grado di discutere in termini qualitativi, perché i cervelli positronici, nonostante tutte le complicazioni, sono stati costruiti dagli esseri umani e pertanto si accordano ai valori umani. Bene, un essere umano colto in un'impossibilità spesso reagisce con una dissociazione, rifugiandosi in un mondo allucinatorio, o dandosi all'alcol, o sprofondando nella nevrosi, o buttandosi da un ponte. In ultima analisi è la stessa cosa. Il rifiuto o l'incapacità di affrontare in modo diretto la situazione. Lo stesso vale per i robot. Nel migliore dei casi, un dilemma blando può risultare nel disallineamento di una buona metà dei circuiti. Nel peggiore, finirà per bruciare irreparabilmente tutti i tracciati positronici. Capisco, disse Robertson, che non capiva affatto. E cosa mi dice delle informazioni che la Consolidated vorrebbe propinarci? Che senza ombra di dubbio implicano un problema di tipo proibito per i robot. Ma la mente presenta differenze significative rispetto ai robot della Consolidated. Proprio così, capo, proprio così, disse il direttore generale interrompendola. Era questo che volevo chiarire, perché è questo il punto di tutta la storia. Gli occhi di Susan Calvin dardeggiarono dietro le lenti degli occhiali e lei proseguì con pazienza. Capisce, signor Presidente, le macchine della Consolidated, incluso il loro superpensatore, sono costruite prive di personalità. Mirano al funzionalismo, sa? E non hanno altra scelta, visto che i brevetti fondamentali dei tracciati emotivi sono della US Robots. Il loro superpensatore è solo un calcolatore su scala colossale, un dilemma lo rovina all'istante. Ma la mente, la nostra macchina, una personalità ce l'ha. Ed è una personalità bambina. Ha delle capacità deduttive ineguagliabili. Ma da altri punti di vista è una specie di idiot savant. Non capisce del tutto cosa fa, lo fa e basta. E questo aspetto infantile lo rende molto più resiliente. Non prende la vita troppo sul serio, potremmo dire. La robopsicologa proseguì. Ecco come intendiamo procedere. Abbiamo segmentato i dati della Consolidated in unità logiche indipendenti. La trasmetteremo alla mente una per una, con la massima cautela. Non appena entra in gioco il fattore, quello alla base del dilemma, la personalità infantile della mente esiterà. Il suo senso del giudizio non è del tutto sviluppato. Ci vorrà un intervallo di tempo apprezzabile perché riconosca il dilemma in quanto tale. E in quell'intervallo di tempo respingerà automaticamente l'unità logica prima che i suoi tracciati cerebrali vengano attivati e distrutti. Il pomo d'Adamo di Robertson si contorse in un gridolino. Ne è proprio sicura? La dottoressa Calvin nascose l'impazienza.
Capisco che possa sembrare poco convincente ai nostri specialisti, ma temo che in questo contesto presentarle le formule matematiche servirebbe a poco. Le garantisco che le cose stanno così. Il direttore generale colse la palla al balzo, senza timore di dilungarsi. Insomma, ecco la situazione, capo. Se accettiamo l'accordo, possiamo procedere in questo modo. La mente ci dirà quale unità logica racchiude il dilemma. Da lì possiamo ricostruire il perché del dilemma, giusto, Bogart? Ecco qui, capo, è il dottor Bogart, il più grande matematico che ci sia in circolazione. Diciamo alla Consolidated che non c'è soluzione, spiegando il perché, e incassiamo i 100.000. Loro si ritrovano con una macchina rotta, noi con una funzionante. Nel giro di un anno, due al massimo, avremo un motore a distorsione spaziale o propulsore iperatomico, come lo chiamano alcuni. Comunque vogliono chiamarlo, sarà il botto più grande del mondo. Robertson ridacchiò e gli tese la mano. Vediamo il contratto. Dov'è che devo firmare? Quando Susan Calvin entrò nel bunker della mente, dopo aver superato uno strabiliante dispiegamento di forze e misure di sicurezza, uno dei tecnici di turno aveva appena formulato un quesito. Se una gallina e mezzo depone un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova depongono 9 galline in 9 giorni? La mente aveva risposto 54. E il tecnico aveva detto a un collega: che ti avevo detto, coglione? La dottoressa Calvin si schiarì la voce, mettendo in moto un vortice di attività senza uno scopo chiaro. Poi fece un gesto secco e si ritrovò da sola con la mente. La mente non era che un globo di 0.5 metro di diametro, che racchiudeva un'atmosfera regolatissima di elio, una porzione di spazio completamente priva di vibrazioni e radiazioni, che a propria volta racchiudeva quell'inconcepibile complesso di tracciati positronici. Il resto della sala era ingombro delle periferiche che mediavano fra la mente e il mondo esterno. La sua voce, le sue braccia, i suoi organi sensoriali. La dottoressa Calvin disse piano: come va, mente? La voce della mente era squillante di entusiasmo. Benissimo, signora Susan Calvin. Mi vuole chiedere qualcosa, lo so. Ha sempre un libro in mano quando mi vuole chiedere qualcosa. La dottoressa Calvin accennò un sorriso. Beh, hai ragione, ma non subito. Abbiamo una domanda per te. È così complicata che te la forniremo per iscritto, ma non subito. Prima vorrei parlare un po'. Va bene, mi fa piacere parlare. Allora, mente, fra un po' il dottor Lanning e il dottor Bogart verranno a portarti questa domanda complicata. Te la sottoporremo poco per volta e molto lentamente, perché vogliamo che tu presti molta attenzione. Ti chiederemo di costruire qualcosa, se puoi, con le informazioni che riceverai, ma ti devo avvertire che la soluzione potrebbe comportare dei danni agli esseri umani. Accipicchia! Fu un'esclamazione sommessa, prolungata. Quindi devi stare in guardia. Quando arrivi a un foglio che significherebbe danni, magari anche la morte, non ti agitare. Sai, mente, in questo caso il problema non ci interessa affatto. Non morirebbe nessuno, perché lo metteremmo da parte subito. Quindi, se arrivi a quel foglio, basta che ti fermi e ce lo restituisci. E finisce tutto, hai capito? Sì, certo. Ma caspita, la morte di un essere umano. Accidenti. Allora, mente, sento che stanno arrivando il dottor Lanning e il dottor Bogart. Ora ti diranno di che problema si tratta e poi cominciamo. Fa la brava, mi raccomando. Uno dopo l'altro, i fogli furono trasmessi alla mente. Ognuno fu seguito dallo strano risolino sussurrato che significava che la mente era in azione. Poi, il silenzio che segnalava che era pronta al successivo. Ci vollero ore, nel corso delle quali assorbì l'equivalente di qualcosa come 17 volumi di fisica matematica. Man mano che procedevano, i volti si facevano sempre più preoccupati. Lanning bisbigliava imprecazioni feroci. Bogart, da principio, si fissava le unghie con aria meditabonda. Poi, sovrappensiero, cominciò ad addentarle. Solo quando l'ultimo foglio della spessa risma fu sparito, Calvin disse esangue: «C'è qualcosa che non va». Lanning a stento riuscì a rispondere. «Non è possibile. È morta». «Mente! Mente, mi senti?» Susan Calvin stava tremando.
Dite a me. Giunse la risposta distratta. La soluzione. Ah, quella. Sì, posso farlo. Vi costruirò la nave senza problemi se mi date i robot. Una bella nave. Ci vorranno un paio di mesi, mi sa. Non c'erano difficoltà? Ci ho messo un po' a capire tutto, disse la mente. La dottoressa Calvin fece un passo indietro. Le sue guance scarne non avevano ripreso colore. A gesti chiese agli altri di uscire. Nel suo ufficio disse: Non capisco. Le informazioni che abbiamo trasmesso devono comportare un dilemma, probabilmente un rischio di morte. Se è andato qualcosa storto. Bogart aggiunse in fretta: La macchina parla ed è lucida. Non può trattarsi di un dilemma. Ma la psicologa ribadì con un'urgenza: Ci sono dilemmi e dilemmi. La dissociazione può assumere varie forme. Magari il dilemma che sta affrontando la mente non è di una gravità estrema, forse è abbastanza blando da darle l'illusione di poterlo risolvere, benché in realtà non ne sia in grado. O magari sta esitando di fronte a qualcosa di tremendo e basterebbe una spintarella a farla crollare. O magari, intervenne Lanning, il dilemma non c'è. Magari la macchina della Consolidated si è rotta per un'altra domanda o per ragioni puramente meccaniche. Ma anche in questo caso non possiamo correre rischi. Facciamo così. D'ora in avanti nessuno dovrà dire anche solo mezza parola alla mente. Me ne occupo solo io. Come vuole. Se ne occupi lei, però nel frattempo lasciamo che costruisca la nave. E se ci riesce, dovremo testarla. E per questo ci serviranno i nostri debugger migliori. Michael Donovan si lisciò con una mano la chioma rossiccia, del tutto indifferente al fatto che solo un attimo dopo quella chioma era tornata una matassa ribelle. Disse: Attacchiamo adesso, Greg. Pare che la nave sia finita. Non hanno idea di che cosa sia, ma è finita. Andiamo, Greg, prendi i comandi. Powell ribatté stancamente: Smettila, Mike. Ci manca solo il tuo geniale senso dell'umorismo qua dentro. Beh, senti. Donovan si diede un'altra inutile lisciata ai capelli. Il mio problema non è tanto il nostro cervellone d'acciaio, né la sua navicella di cartapesta. Il mio problema è che mi saltano le ferie. E la noia. Qui ci aspettano solo seccature e cifre, e purtroppo non sono le cifre della busta paga. Ma perché cazzo ci toccano sempre lavori come questo? Semplice. Perché quando ci saremo usurati, non ci metteranno nulla a rimpiazzarci. Su, datti una calmata. Sta arrivando Lanning. Lanning stava arrivando, le sopracciglia grigie più rigogliose che mai, il corpo slanciato e vitale nonostante l'età. Raggiunse i due sulla rampa d'accesso e con loro entrò nel vasto campo aperto in cui, senza alcuna supervisione umana, i robot stavano assemblando l'astronave in silenzio. Tempo verbale sbagliato. Avevano assemblato l'astronave. Perché Lanning disse: I robot si sono fermati, è da stamattina che non si muovono. Allora è finita? Siamo sicuri? Chiese Powell. E come posso saperlo? Sembra finita. Non si vedono pezzi in giro e gli interni risplendono. È stato dentro? Giusto un salto. Non ho alcuna esperienza di navigazione spaziale. Uno di voi si intende di teoria dei motori? Donovan scoccò un'occhiata a Powell, che scoccò un'occhiata a Donovan. Donovan disse: Il brevetto ce l'ho, dottor Lanning, ma l'ultima volta che ci ho dato uno sguardo non parlava di ipernavigazione o propulsori a distorsione. Soltanto le solite banalità tridimensionali. Alfred Lanning gli rivolse uno sguardo di disapprovazione e sbuffò sonoramente dal naso. Disse gelido: Beh, abbiamo il nostro specialista di motori. Powell gli toccò un gomito per prenderlo in disparte. Dottor Lanning, la nave è ancora off limits. L'anziano dirigente esitò, poi si grattò la fronte. Suppongo di no. Non per voi due, in ogni caso. Donovan lo seguì con lo sguardo fino a che non se ne fu andato, mormorandogli un saluto molto colorito. Poi rivolto a Powell: Quanto vorrei potergli offrire una descrizione poetica di come lo vedo io, Greg.
E invece te ne stai zitto con me, Mike. Gli interni della nave erano pronti, più pronti che mai. Bastava un'occhiata per capirlo e restarne abbagliati. Neanche gli stacanovisti più sfrenati ci avrebbero messo l'olio di gomito di cui erano stati capaci quei robot. Le pareti erano di un argento scintillante su cui non restavano impresse neanche le impronte digitali. Non c'erano angoli. I muri sfumavano nei pavimenti e nei soffitti, riflettendo 6 volte i volti stupefatti dei due nel bagliore freddo, metallico di una fonte di luce invisibile. Il corridoio principale era un cunicolo lungo e stretto che rimbombava di clangori a ogni passo, sviluppandosi in un'infilata di stanze perfettamente identiche. Powell disse: «Immagino che i mobili siano incorporati nelle pareti, o forse mangiare e dormire non è previsto». La monotonia si interruppe solo nell'ultima stanza, a ridosso della prua. Un enorme oblò ricurvo in vetro antiriflesso era l'unica soluzione di continuità nel metallo che li circondava da ogni parte, e subito dopo c'era un unico grande quadrante con un'unica grande lancetta immobile sullo zero. Donovan esclamò: «Guarda che roba!», indicando l'unica parola accanto alla scala graduata. La parola era Parsec e il numero all'estremo opposto della scala era 1.000.000. C'erano 2 sedili pesanti, ampi e privi di imbottitura. Powell si sedette sul primo, titubante, scoprendo che si adattava alle forme del corpo. Era piuttosto comodo. Powell disse: «Che te ne pare? Sono pronto a scommettere che la mente è malata di mente. Andiamocene da qui. Sei proprio certo di non voler dare neppure un'occhiata? Ho visto pure troppo. Vini, vidi e basta». I capelli rosso fuoco di Donovan si erano rizzati per lo sdegno. «Te lo ripeto, Greg, andiamocene da qui. Mi sono licenziato 5 secondi fa e qui è off limits per i non addetti». Powell gli rivolse un sorriso untuoso e compiaciuto, lisciandosi i baffi. va bene, Mike. Ora vedi di chiudere il rubinetto dell'adrenalina. Anch'io ero agitato. Ma adesso mi è passata». «Ah, ti è passata? E come ti è passata di preciso? Hai aumentato il premio dell'assicurazione?» «Mike, questa nave non andrà da nessuna parte». «E come fai a saperlo?» «Beh, l'abbiamo attraversata tutta, no?» «A occhio sì». «Fidati, l'abbiamo attraversata tutta. E hai visto una qualche postazione di pilotaggio? Escluso questo singolo blocco con questo singolo misuratore di Parsec. Hai visto qualche genere di comandi?» «No». «E dei motori?» «Cazzo, no!» «Cosa ti dicevo?» «Su, andiamo a dare la buona notizia a Lanning». Imprecando, ripercorsero il corridoio completamente privo di punti di riferimento, finendo per andare a sbattere contro il portello dell'airlock. Donovan si irrigidì. «Ma sei tu che hai chiuso l'uscita, Greg?» «No, non l'ho toccata». «Prova a tirare la leva, ti spiace?» La leva non si mosse, nonostante Donovan fosse paonazzo in volto per lo sforzo. Powell disse: «Non ho visto neppure un'uscita di emergenza. Se è andato storto qualcosa, dovranno sciogliere la scocca per tirarci fuori di qui». «Sì, semmai si accorgeranno che qualche coglione ci ha chiusi qua dentro», aggiunse Donovan, sempre più agitato. «Torniamo alla stanza con l'oblò. È l'unico posto da cui potremmo attirare l'attenzione». Ma non ci riuscirono. L'apertura in quella stanza non era più blu e piena di cielo. Era nera e punteggiata di stelle di un giallo freddo che significavano spazio. Risuonò un doppio tonfo sordo quando i due corpi si lasciarono cadere sui sedili. Alfred Lanning trovò la dottoressa Calvin sulla porta dell'ufficio. Si accese nervosamente un sigaro e le indicò di entrare. «Ormai siamo a un buon punto, Susan. E Robertson si sta agitando. Cosa sta facendo con la mente?» Susan Calvin fece un gesto di impotenza. «Non serve a nulla spazientirsi. La mente vale molto di più di quello che rischiamo di perdere con questo contratto». «Ma ormai sono 2 mesi che la interroga». La voce della psicologa era priva di intonazione, eppure riusciva a risultare minacciosa. «Preferirebbe occuparsene lei?» «Su, ha capito cosa intendevo».
Ah, l'ho capito e come. La dottoressa Calvin si fregò nervosamente le mani. Non è facile. Ho provato a blandirla e a sondarla con delicatezza, ma ho ottenuto niente per ora. Le sue reazioni non sono normali. Le risposte... non so come dire, hanno qualcosa di strano. Però non sono ancora in grado di stabilire cosa nello specifico. E fino a quando non sappiamo individuare di preciso quello che non va, siamo costretti ad andarci coi piedi di piombo. Non posso sapere in anticipo se una domanda semplicissima o un'osservazione banale rischia di farle perdere l'equilibrio. E allora... beh, allora ci ritroveremmo con una mente del tutto inutile. È questo che vuole? Beh, in ogni caso non può infrangere la prima legge. Lo credevo anch'io, ma... non è sicura neanche di questo. Lanning era profondamente scioccato. Non sono sicura di niente, Alfred, ma... All'improvviso fu interrotta dal frastuono terrificante della sirena d'allarme. Lanning accese il comunicatore con uno spasmo quasi malato. La voce ansante che ne uscì lo lasciò di ghiaccio. Disse: «Ha sentito, Susan? La nave è sparita. Ho accompagnato di bordo i due debugger mezz'ora fa. Deve tornare dalla mente!» Sforzandosi di mantenere la calma, Susan Calvin domandò: «Mente, cos'è successo alla nave?» La mente rispose tutta arzilla: «La nave che ho costruito io, signorina Susan?» «Proprio quella. Cos'è successo?» «Ma come? Non è successo niente. I due signori che dovevano testarla erano a bordo ed era tutto pronto, quindi l'ho fatta partire.» «Ah, beh, è stato un pensiero gentile. E secondo te stanno bene?» «Benissimo, signora. Ho pensato a tutto. È una nave bellissima.» «Sì, in mente. È davvero bellissima, ma pensi che avranno abbastanza da mangiare? Staranno comodi?» «C'è un sacco da mangiare.» «Questa cosa potrebbe averli un po' scombussolati, mente. Sai, non se l'aspettavano.» La mente non ci badò. «Oh, se la passeranno benone. Secondo me sarà proprio interessante per loro.» «Interessante? E perché?» «Interessante e basta.» Tergiversò la mente. «Susan!» bisbigliò infuriato Lanning. «Chieda se rischiano di morire. Chieda se ci sono pericoli.» Il volto di Susan Calvin si deformò per la rabbia. «Shh!» Poi, con voce tremante, disse alla mente: «Possiamo comunicare con la nave, vero, mente?» «Beh, se li chiamate via radio, vi possono sentire. Ho pensato a tutto.» «Grazie. Per ora basta così.» Non appena furono usciti, Lanning sbottò fuori di sé: «Per la galassia, Susan! Se questa storia si viene a sapere, saremo rovinati! Dobbiamo riportare indietro quei due. Ma perché non le ha chiesto direttamente se sono in pericolo di vita?» «Perché?» ribatté Calvin, esausta e frustrata. «È proprio quello che non posso chiedere. Se è alle prese con un dilemma, è perché entra in gioco la morte. Qualunque riferimento diretto rischia di mandarla del tutto fuori uso, e a quel punto cosa avremmo ottenuto? Ascolti, ha detto che possiamo comunicare con loro. Cerchiamo di farlo, facciamoci dire dove sono e riportiamoli qui. Probabilmente non possono pilotare la nave da soli. Penso che la mente li comandi da remoto. Andiamo.» Powell ci mise parecchio a riprendersi. «Mike, ma tu l'accelerazione l'hai sentita?» Donovan aveva gli occhi persi nel vuoto. «Mike, ma tu l'accelerazione l'hai sentita?» Donovan aveva gli occhi persi nel vuoto. «Come? No. No, non l'ho sentita.» Un attimo dopo, il debugger dai capelli rossi serrò i pugni e balzò in piedi con un guizzo improvviso, andandosi a schiantare contro la superficie gelida del vetro ricurvo. Non c'era niente da vedere, solo stelle e basta. Si voltò. «Devono aver fatto partire la nave quando siamo saliti a bordo.
Ci hanno fregati, Greg. Si sono messi d'accordo col robot per incastrarci e collaudare questa roba, in caso avessimo deciso di rifiutarci. Ma cosa stai dicendo? A che servirebbe spedirci nello spazio se neanche sappiamo come pilotarla? Come dovremmo riportarla indietro? No, la nave se n'è andata da sola e in apparenza senza accelerazione. Si alzò anche lui e prese a camminare lentamente avanti e indietro. A ogni passo il clangore riverberava contro le pareti metalliche. Mike, questa è la situazione più assurda che ci sia mai capitata. Ma davvero? Cominciavo giusto a spassarmela quando mi hai dato la notizia. Powell lo ignorò. Niente accelerazione. Quindi la nave non opera in base ad alcun principio noto. Noto a noi, perlomeno. A chiunque. Non ci sono motori né comandi manuali. Forse sono incorporati nelle pareti, forse è per questo che sono così spesse. Ma cosa stai blaterando? Chiese Donovan. Che ne dici di ascoltarmi, così magari capisci? Sto dicendo che il propulsore di questa nave, quale che sia, è nascosto. Ed è chiaro che non lo si può operare manualmente. La nave è teleguidata. Dalla mente? Perché no? Quindi secondo te ce ne staremo qui finché la mente non ci riporta indietro? Possibile. In tal caso vediamo di aspettare senza agitarci. La mente è un robot. Deve seguire la prima legge. Non può arrecare un danno a un essere umano. Donovan tornò lentamente a sedersi. Ah, dici? Senti, questo cazzo di iperpropulsore ha già fatto svalvolare i robot della Consolidated. E i pezzi grossi dicono che è perché gli umani non sopravvivono ai viaggi interstellari. Di quale robot hai intenzione di fidarti? Il nostro, a quanto ne so, aveva gli stessi dati. Powell si stava tormentando furiosamente i baffi. Non fingere di non sapere nulla di robotica, Mike. Prima che per un robot sia fisicamente possibile anche solo accennare e infrangere la prima legge, devono saltare tanti di quei tracciati positronici che sarebbe già 10 volte da buttare. Deve esserci una spiegazione. Come no, come no. Fai una cosa. Di' al maggiordomo di svegliarmi domattina presto. Una bazzeccola come questa non mi costringerà a rinunciare al mio pisolino. Ma in nome di Giove, Mike, di cosa ti lamenti? La mente si occupa di noi. Siamo al caldo, la luce c'è, l'ossigeno pure. Non ce n'è pure stata abbastanza accelerazione da rovinarti la messa in piega. Se soltanto i tuoi capelli fossero abbastanza docili da stare in piega. Ah, davvero, Greg? Tu sì che hai capito tutto. Pollyanna ti fa un baffo. Cosa mangiamo? Cosa beviamo? Dove siamo? Come torniamo? E in caso qualcosa vada storto, come usciamo? Con quali tute spaziali? Non ho neanche visto un bagno in questo posto, né qualcosa che ci lasci pensare che ce ne sia uno. Certo, certo, proprio il massimo del comfort. La voce che interruppe lo sfogo di Donovan non era quella di Powell. Non era la voce di nessuno. Era là, sospesa nell'aria, stentorea e raggelante nel tono. Gregory Powell, Michael Donovan. Gregory Powell, Michael Donovan, immediatamente al rapporto. Comunicate posizione attuale. Se la nave risponde ai comandi, tornate immediatamente alla base. Ripeto, Gregory Powell, Michael Donovan. La voce meccanica andò avanti a ripetersi a intervalli irregolari. Donovan disse: da dove viene? Non lo so. E la luce da dove viene? Da dove viene tutto il resto, sai per questo? E come cazzo possiamo scoprirlo? Dovevano parlarsi nelle pause fra le fragorose ripetizioni del messaggio. Le pareti erano spoglie, nude e lisce, puro metallo curvato. Powell propose: gridiamo una risposta. E così fecero. A turno, poi insieme urlarono: posizione ignota! Nave fuori controllo! Situazione disperata! Alzarono la voce fino a sgolarsi. Le tre frasi brevi distaccate fiorirono gradualmente di grida e imprecazioni. Ma la fredda voce metallica continuava a ripetere e ripetere e ripetere senza posa. Non ci sentono. Non c'è un trasmettitore, solo un ricevitore. Fissò gli occhi sbarrati su un punto casuale della parete. Lentamente,
Il fragore della voce andò smussandosi, facendosi più lontano. Quando si fu ridotta a un mormorio, provarono a ripetere il loro messaggio, poi di nuovo con la voce roca, appena non vi fu che silenzio. Dovevano essere passati 15 minuti quando Powell esanime disse: «Facciamo di nuovo un giro della nave. Deve esserci qualcosa da mangiare da qualche parte». Non c'era traccia di speranza nelle sue parole. Sembrava quasi una dichiarazione di resa. Alla porta si separarono, uno a destra, uno a sinistra. Erano in grado di seguirsi l'un l'altro grazie al clangore dei passi e di tanto in tanto si incrociavano nel corridoio, scambiandosi sguardi carichi di tensione. La ricerca di Powell terminò di colpo non appena sentì il rimbombo della voce esultante di Donovan. «Hey, Greg!» urlò. «Il bagno c'è! Come abbiamo fatto a non notarlo?» Dovette girovagare a casaccio per 5 minuti buoni prima di ritrovare Powell. Stava per dire: «La doccia però no». Ma a metà frase rimase senza fiato per lo stupore. «Cibo!» ansimò. Una parete era sprofondata nel pavimento, rivelando uno scomparto ricurvo con 2 mensole. Quella superiore era carica di barattoli di ogni forma e dimensione, tutti senza etichetta. Quelli sull'altro ripiano, smaltati, erano tutti identici e Donovan avvertì una sensazione di fresco alle caviglie. Il ripiano inferiore era refrigerato. Ma come? Un attimo fa non c'era. Quella sezione di muro si è abbassata quando ho messo piede qui dentro. Stava mangiando. I barattoli erano quelli autoriscaldanti, con cucchiaio incorporato, e nella stanza aleggiava un profumo caldo di fagioli stufati. «Prendine uno anche tu, Mike». Donovan esitò. «Il menù cosa offre?» «E che ne so? Cos'è, fai il difficile?» «No, ma sulle astronavi si mangiano sempre fagioli. Se ci fosse qualcos'altro sarebbe il massimo». La sua mano esitò prima di scegliere una scintillante latta ovale, abbastanza piatta da suggerire del salmone o una prelibatezza analoga. Si aprì con un minimo di pressione. «Fagioli», gemette Donovan, prendendone un'altra. Powell disse, tirandosi l'elastico lasco dei pantaloni: «Ti conviene mangiarti quella, peccino mio. Le scorte sono limitate e potremmo restare qui a lungo. Molto a lungo». Donovan si ritrasse mugugnando. «E quindi abbiamo solo fagioli, nient'altro?» «Possibile». «E sulla mensola di sotto cosa c'è?» «Latte». «Latte e basta?» «Così sembra». Il pasto a base di latte e fagioli fu consumato in silenzio. E non appena uscirono in corridoio, la sezione di parete nascosta tornò in posizione, fondendosi con il resto della stanza senza soluzione di continuità. Powell la indicò. «È tutto automatico, è tutto così. Non mi sono mai sentito tanto impotente in vita mia». «Dove avevi detto che era il bagno?» «Lì, lì, e anche quello mica c'era quando abbiamo fatto il primo giro». 15 minuti dopo, di nuovo nella stanza con l'oblò, erano seduti a fissarsi negli occhi. Powell osservò cupo l'unico quadrante della sala. Continuava a dire «parsec». Le cifre salivano ancora fino a 1 milione e il lago era sempre fisso sullo 0. In un ufficio nel cuore della US Robots and Mechanical Man Corp, Alfred Lanning stava ripetendo stancamente: «Non rispondono. Abbiamo provato ogni lunghezza d'onda, pubblica, privata, criptata, in chiaro, perfino i canali subeterici che ultimamente vanno tanto di moda. E la mente continua a non dire nulla». Quest'ultima frecciata era rivolta alla dottoressa Calvin. «Non vuole dilungarsi su questo argomento, Alfred. Sostiene che ci sentono. E quando provo a insistere, lei, come dire, mette il broncio. E non dovrebbe. Com'è possibile che un robot metta il broncio?» «Perché non ci dice a quali conclusioni è arrivata, Susan?» intervenne Bogart. «Stavo per farlo. La mente ammette di avere il pieno controllo dell'astronave. È decisamente ottimistica circa la salute dei 2 nostri tecnici, ma non offre dettagli.
Non mi azzardo a insistere, però il punto saliente dell'anomalia sembra legato al balzo interstellare. La mente ha riso quando ho provato a tirare fuori l'argomento. Non è l'unico segno, ma è la cosa più vicina a un'anomalia che io abbia rilevato. Gettò uno sguardo ai presenti. Era una risata isterica. E ho subito cambiato argomento, e spero di non aver provocato danni, tuttavia mi ha dato un indizio. L'isteria la posso gestire. Lasciatemi 12 ore, se riesco a ricondurla alla norma ci porterà qui la nave. D'un tratto Bogert parve fulminato. Il balzo interstellare! Che succede? Fu il doppio grido di Calvin e Lanning. I calcoli del motore che ci ha dato la mente. Mi è venuta in mente una cosa. Uscì di corsa. Lanning lo seguì con lo sguardo. Disse brusco a Calvin: lei veda di fare il suo lavoro, Susan. 2 ore dopo, Bogert parlava mangiandosi le parole per la concitazione. Te l'ho detto, Lanning, è così. Il balzo interstellare non è istantaneo nella misura in cui la velocità della luce non è infinita. Nella distorsione spaziale non può esistere vita. Non possono esistere materia ed energia per come le definiamo. Non so come possa essere, ma è così. È stato questo far fuori il robot della Consolidated. Donovan aveva l'aria distrutta ed era precisamente così che si sentiva. Solo 5 giorni. Solo 5 giorni, ne sono certo. Donovan si guardò intorno, sconsolato. Le stelle, al di là del vetro, erano familiari, ma indifferenti. Le pareti erano fredde al tatto. Le luci, che si erano riaccese da poco, proiettavano un bagliore gelido. L'ago del quadrante indicava ostinatamente lo zero. Donovan si guardò intorno sconsolato. Le stelle al di là del vetro erano familiari, ma indifferenti. Le pareti erano fredde al tatto. Le luci, che si erano riaccese da poco, proiettavano un bagliore gelido. L'ago del quadrante indicava ostinatamente lo zero e Donovan non riusciva a togliersi dalla bocca il sapore dei fagioli. Ho bisogno di un bagno caldo, sospirò. Powell alzò rapidamente lo sguardo e disse: anch'io. Non c'è nulla di cui vergognarsi, ma almeno che tu non voglia fare un bagno nel latte e rinunciare a bere. Prima o poi dovremo rinunciarci comunque, Greg. Però quando arriva questo viaggio interstellare? A saperlo. Forse andremo avanti così e basta. A un certo punto ci arriveremo, o perlomeno ci arriverà la polvere dei nostri scheletri. Ma in fondo il collasso della mente non è partito proprio dalla nostra morte. Donovan rispose dandogli le spalle. Greg, ci ho pensato un po' su, è una situazione di merda. Non possiamo fare niente tranne camminare avanti e indietro e parlare da soli. Le conosci le storie su quelli che rimangono da soli nello spazio? Impazziscono ancora prima di morire di fame, non lo so, Greg, ma da quando si sono accese le luci mi sento strano. Ci fu un breve silenzio, poi Powell rispose con una vocina sottile: anch'io. Come ti senti di preciso? Mi sento strano dentro, c'è una specie di palpitazione, da tutto teso. Faccio fatica a respirare, non riesco a stare fermo. La vibrazione la senti? Cosa intendi? Siediti un attimo e prova ad ascoltare. Non la senti, ma la percepisci, come se ci fosse una pulsazione da qualche parte. È tutta la nave che pulsa e noi con lei. Ascolta. Sì. Sì. Secondo te cos'è, Greg? Non è che siamo noi. Forse siamo noi, sì. Powell si lisciò lentamente i baffi. Ma potrebbero essere i motori. La nave si sta preparando. A cosa? Al balzo interstellare. Forse ci siamo quasi e chissà come cazzo sarà. Donovan meditò, poi sbottò di colpo. E sia, però mi piacerebbe poter fare qualcosa. È umiliante doversene stare qui ad aspettare. Circa un'ora dopo, Powell osservò la propria mano posata sul bracciolo metallico del sedile e disse con calma glaciale: Mike, metti una mano sul muro. Donovan lo fece e osservò: trema tutto, Greg. Persino le stelle sembravano sfocate.
Era come se da qualche parte un macchinario colossale stesse accumulando energia attraverso le pareti, potenza in vista di un balzo titanico, vibrando sempre più intensamente man mano che guadagnava forza. Fu come una fitta di dolore improvvisa. Powell si irrigidì e per poco non fu sbalzato via dal sedile. Posò lo sguardo sul collega prima di perdere i sensi, mentre il flebile grido di Donovan gli moriva nelle orecchie. Qualcosa in lui stava avvizzendo, lottando con una coltre di ghiaccio che andava facendosi sempre più spessa. Poi qualcosa cedette e saltò in aria in un vortice di scintille di dolore. Quel qualcosa precipitò e turbinò e precipitò nel silenzio. Era la morte. Era un mondo privo di movimento e sensazioni. Un mondo in cui la coscienza era fioca, priva di qualunque percezione. Coscienza delle tenebre e del silenzio, e di una lotta priva di forma. Soprattutto era una coscienza dell'eternità. E l'io di Powell non era che un filamento pallido, gelido, terrorizzato. Poi udì la voce melliflua e squillante che tonava intorno a lui come una schiuma sonora. La vostra bara non vi calza più come un tempo. Provate le bare telescopiche dei fratelli Feretro. Sono progettate scientificamente per adattarsi alle curve naturali del corpo e arricchite di vitamina B. Le bare dei fratelli Feretro sono note per la loro comodità. Pensateci. Resterete morti molto, molto a lungo. Non era propriamente un suono, ma qualunque cosa fosse sfumò in un sussurro viscido, distante. Il filamento pallido che poteva essere stato Powell provò invano a sollevare le eternità impalpabili che aveva tutto intorno. E si sgretolò non appena le grida laceranti di 100 milioni di fantasmi, di 100 milioni di soprani intonarono una melodia increscendo. I'll be glad when you're dead, you rascal you. I'll be glad when you're dead, you rascal you. I'll be glad. La musica cresceva via via di tonalità. Era un vortice sempre più violento che sfumava nel supersonico inaccessibile all'udito e oltre. Il filamento bianco fu scosso da una pulsazione. Si stiracchiò debolmente. Le voci erano normali ed erano parecchie. Era una folla. Una calca inferocita che gli sferciava intorno, a fianco, sopra e attraverso, a capofitto, lasciandosi indietro qualche brandello di frase. «Di che ti accusano, ragazzo? Si vede che ti hanno dato una ripassata, ma...» «Sarà bello caldo, però dalla mia...» «Mi hanno preso in paradiso, ma quello stronzo di Pietro...» «Nah, è un amico di un amico, ci ho lavorato in passato.» «Ehi, Sam, da questa parte...» «Tu ce l'hai un avvocato?» «Belzebù ha detto.» «Tutto ok, vecchio stronzone. Ho un appuntamento con Sata.» E a sovrastarle tutte un ruggito stentorio. «Veloci, veloci, veloci! Fammi risparmio, non fateci perdere tempo! C'è un sacco di gente in coda! Tenete sotto mano i certificati e badate che siano controfirmati da Pietro! Controllate di trovarvi al cancello d'ingresso corretto! Ci sarà fuoco a volontà per tutti! Ehi, tu! Tu, laggiù! Rimettiti in fila, altrimenti...» Il filamento bianco, che era Powell, strisciò indietro, richiamato all'ordine dalle grida, e si sentì trafitto dal dito che lo indicava. Poi ogni cosa esplose in un arcobaleno di suoni che gradualmente si sfarinò su un cervello indolenzito. Powell era di nuovo sul sedile. Si rese conto che stava tremando. Le palpebre di Donovan si stavano schiudendo, rivelando due globi azzurri lucidi e strabucianti. «Greg!» sussurrò quasi in un singhiozzo. «Eri morto anche tu.» Mi sentivo morto.» Non riconobbe come propria quella voce gracchiante. Donovan stava palesemente fallendo nel tentativo di alzarsi. «Ma ora siamo vivi. O non è ancora finita?» «Ora mi sento vivo.» La stessa voce roca. Powell disse esitando. «Ma tu hai sentito delle cose mentre eri morto?»
Donovan non rispose subito, poi annuì molto lentamente. Anche tu? Sì. Anche tu hai sentito quella voce che parlava di bare e quelle donne che cantavano e la coda per entrare all'inferno. Anche tu? Donovan scosse il capo. Solo una voce. Gridava? No, era un sussurro, ma ruvido, come una lima sui polpastrelli. Era una specie di predica. Parlava del fuoco dell'inferno, descriveva le torture che lo sai, avevo già sentito in una predica come quella, o quasi tempo fa. Stavo sudando e... Si accorsero che dall'oblò proveniva una luce. Era debole, bianco-bluastra, e la sua fronte un puntolino brillante in lontananza. Non era il caro vecchio sole. E Powell indicò l'unico quadro con un dito tremante. La lancetta era orgogliosamente bloccata sulla tacca che segnava 300.000 parsec. Powell disse: Mike, se è vero che siamo fuori dalla galassia. Donovan disse: Cazzo, Greg! Saremmo i primi uomini a lasciare il sistema solare. Esatto. Esatto. Siamo lontani dal sole. Lontani dalla galassia. Mike, questa nave è la risposta a ogni domanda. L'umanità è libera. Libera di espandersi su ogni pianeta dell'universo. Milioni, miliardi, trilioni. Poi il suo tono precipitò in un tonfo secco. Però come facciamo a tornare indietro, Mike? Donovan sfoderò un sorriso incerto. Vedrai che andrà tutto bene. La nave ci ha portati fin qui, ci riporterà indietro. Voto per un altro giro di fagioli. Ma Mike... Aspetta un secondo, Mike. Se ci riporta indietro nello stesso modo in cui ci ha fatto arrivare qui... Donovan si bloccò e ricadde di schianto nella poltroncina. Powell proseguì. Dovremmo morire di nuovo, Mike. Oh, beh. Se ci tocca, ci tocca. Almeno non è permanente. Non troppo permanente. Ora Susan Calvin parlava piano. Da 6 ore sondava con delicatezza la mente, senza ottenere assolutamente nulla. Le ripetizioni erano rischiose, i giri di parole erano rischiosi, tutto era rischioso. Allora, mente, un'ultima cosa. Vorrei che ti sforzassi di darmi una risposta facile. Sei stata completamente chiara sul balzo interstellare. Cioè, andranno molto lontano. Andranno dove vogliono, signorina Susan. Per dindirindina non c'è nulla che non vada, è solo una distorsione. E dall'altra parte che cosa vedranno? Stelle, eccetera. Che cosa si aspettava? La domanda seguente le sfuggì. Allora sono vivi? Ma certo! E il balzo interstellare non farà loro del male? Impietrì. La mente restava in silenzio. Ecco, aveva toccato un punto dolente. Mente! Mente, mi senti? La risposta fu flebile, tremante. La mente disse... Devo proprio rispondere? Su questa cosa del balzo, intendo. Solo se ti va, ma sarebbe interessante... Cioè, se ne hai voglia. Susan Calvin si sforzò di sembrare allegra. Oh, lei rovina sempre tutto. Ed un tratto la psicologa sobbalzò con l'espressione di chi ha appena ricevuto un'illuminazione improvvisa. Santo cielo! Santo cielo! E sentì ore, giorni di tensione sciogliersi di colpo. Solo più tardi disse a Lanning: Le garantisco che va tutto bene. No, ora deve lasciarmi parlare. La nave tornerà alla base senza problemi, con i tecnici a bordo, e io voglio riposarmi. Devo riposarmi. Adesso mi lasci in pace. Il ritorno della nave sulla Terra fu silenzioso e placido come la sua partenza. Atterrò esattamente da dove era decollata e la camera stagna principale si spalancò. I due uomini che ne uscirono avanzarono tentennando grattandosi i menti ispidi. E poi
lentamente, deliberatamente, quello con i capelli rossi si inginocchiò e piantò un bacio a schiocco sull'asfalto della pista. Allontanarono a gesti la folla che si stava radunando intorno a loro e schiacciarono con un cenno i due volenterosi infermieri che erano atterrati con un'ambulanza, sorreggendo una barella. Gregory Powell disse: «Dov'è che posso andare a fare una doccia?» Li accompagnarono via. Erano tutti radunati intorno a un tavolo. Era una riunione planetaria dei vertici della US Robots and Mechanical Man Corp. Lentamente, amplificando la tensione drammatica, Powell e Donovan terminarono il proprio racconto, ricco di dettagli e colpi di scena. Fu Susan Calvin a rompere il silenzio che seguì. Nei 2 o 3 giorni che erano trascorsi aveva recuperato la sua calma glaciale, quasi acida, ma si intravedeva ancora una traccia di imbarazzo. «In senso stretto, è stata colpa mia. Solo colpa mia. Quando abbiamo sottoposto questo problema alla mente, come spero che alcuni di voi ricordino, ho fatto tutto il possibile per renderle chiaro quanto fosse importante rifiutare ogni elemento che potesse far insorgere un dilemma. Nel farlo ho detto qualcosa come: non ti agitare per la morte di un essere umano. In questo caso non ci interessa. Restituisci il foglio e non pensarci più». Disse Lanning. «E quindi?» «E quindi è ovvio. Quando nei suoi calcoli è entrata in gioco l'equazione che regola la durata minima dei salti interstellari, ciò implicava la morte di un essere umano. Della Consolidated è andata fuori uso, ma io avevo fatto sì che la mente desse meno importanza a tale rischio. Solo in parte, perché la prima legge non può essere infranta, ma abbastanza perché potesse dare una seconda occhiata all'equazione, abbastanza da darle il tempo di rendersi conto che dopo quello iato l'equipaggio sarebbe tornato in vita, proprio come la materia e l'energia di cui è composta la nave sarebbero tornate a esistere. Questa cosiddetta morte, in altre parole, era un fenomeno rigorosamente temporaneo, capite?» Si guardò intorno. Lo stavano ascoltando tutti. Proseguì. «E quindi ha accettato l'equazione, ma non senza una certa riluttanza. L'idea della morte, benché temporanea e meno importante, è bastata a provocarle un leggero squilibrio. Così ha sviluppato il senso dell'umorismo e una forma di dissociazione, capite? Un metodo di fuggire parzialmente dalla realtà. Ha fatto degli scherzi». Powell e Donovan scattarono in piedi. «Cosa?» gridò Powell. Donovan si espresse in modo parecchio più colorito. «È così. Si è occupata di voi, vi ha tenuto al sicuro, ma vi ha tolto i controlli perché non erano per voi. Solo per la mente che se la rideva. Potevamo comunicare con voi via radio, ma non potevate rispondere. C'era cibo in abbondanza, ma solo latte e fagioli. E poi siete morti, per così dire. E siete rinati, ma l'intervallo della vostra morte è stato reso, diciamo, interessante. Mi piacerebbe sapere come ci è riuscita. È stato il suo scherzo migliore, però sono certa che non avesse cattive intenzioni». «Non aveva cattive intenzioni. Se solo quell'ammasso di ferraglia avesse un collo», disse Donovan. Lanning lo placò alzando una mano. «Va bene. È stato un pasticcio, ma ora è finita. Prossime mosse?» «Beh», disse Bogart con voce sommessa, «ovviamente sta a noi perfezionare il propulsore a distorsione. Deve esserci un modo di ridurre la durata del balzo. E se c'è, siamo gli unici ad avere ancora un super robot abbastanza potente per trovarlo. E poi la US Robots avrà il vantaggio interstellare e l'umanità avrà la possibilità di costruire un impero galattico». «E la Consolidated?» chiese Lanning. «Sentite», disse Donovan. «Avrei un suggerimento in proposito. Hanno provato a cacciare la US Robots in un bel guaio. Poi il guaio è stato meno grave di quanto si aspettassero ed è andato tutto bene, ma non sono certo dei santarellini. E a pagare siamo stati soprattutto io e Greg. Volevano una risposta. L'hanno avuta. Certo, mandategliela all'astronave e la US Robots può incassare i 200.000 più spese di costruzione. E se hanno voglia di testarla, beh, che ne dite di lasciare che la mente se la spassi un altro po' prima di riportarla alla normalità?» Lanning commentò con aria serenissima:
Mi pare equo e corretto. Al che Bogert aggiunse sovrappensiero: peraltro rispetta alla lettera i termini di contratto.